ma dall'altra però ci sono degli esaltati che sanno cosa fa incazzare lo zar e glielo fanno sotto il naso. Guardate, quelli rossi sono i paesi della NATO, guardate come sono cresciuti dal 1998 a oggi, sempre più vicini alla Russia. Guardate, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Macedonia. Sono diventate tutte rosse. Ci manca solo una base NATO nei bagni del Cremlino e il cerchio si chiude. A Cuba nel 62 gli americani non hanno mica lasciato che i russi gli mettessero dei missili ai confini, eh? Giustamente si sono incazzati. È chiaro che prima o poi la Russia si sarebbe incazzata anche lei. Ma non lo dico io, lo diceva Biden nel 1997, quando non scorreggiava, era lucido e stava ancora in piedi. Sentitelo. Io penso in primo luogo che alla missione a breve termine nella NATO degli stati baltici provocherebbe delle conseguenze negative nei rapporti fra NATO e Russia, tra USA e Russia. Se mai esistesse una circostanza capace di far protendere verso una reazione vigorosa e ostile, la Russia sarebbe proprio questo. Se sapevate che si sarebbero incazzati, perché lo avete fatto? Com'è possibile che 25 anni fa ce l'avevate chiaro in mente e poi non ci siete mai più arrivati? Cos'è successo? La benzina con il piombo potrebbe aver abbassato il QI in metà degli americani, con picchi per chi è nato negli anni 60. Ah, rincoglionimento da ottani.